5 orizzontale, la nazione più vecchia d'Europa, Norvegia. Io con tutta sta roba vegia che in accidente devi finirla con questa roba qui. Oh, via. Non volevo te il cellulare, te l'hai cacciato. Calma. Te l'hai cacciato, smartphone. Eccolo qua. Ce l'hai. Hai visto? Come vedi da chance, mi vedi? Ti hai speso le palanche? Oh, ho capito perché ha messo l'allerta. Oh, c'è Napoli, che io qui ce n'ho più per il belino dietro a queste cose, capito? Che mi vengono i fumi. Oh, ci siamo intesi? Oh, calma, tranquillità, che pensa tu, Beppe? Va bene? Oh, ci sei. Se mettiamo qui, ti t'assendi il tuo telefono e se mettiamo a posto. Sì, allora andiamo bene. Ti è a posto? Senti che pensi tu? Ti vedi, non si può manco scherzare con te, meno ma pigio, perché sono calmo, tranquillo, che invece ti è sempre agitato. Senti, Beppe, insomma, accendi sto cellulare, mi piace. Prendi un bagaccio, ti ho detto, accendi sto cellulare o no? E accendi, è accendi. Ma cosa sento? Che chi ti vedi, o è tutto liscio, o è negro, tasti non che ne è. Ma lo è smartphone moderno, uno che ne è tasti, o è touch. Oh, amico, taci, ti to tieni per te, taci ti. Oh, che miseria, te lo dico in romanesco, all'immortacci tua. Ule schermo con le touch. Oh, ule inglese, nasi d'oro. Vuol dire che devi toccare. E allora dovevano chiamarlo toc. Ma non che sono che ne è dei tasti, ti vedi che non che ne è? O se ha sei su, o le ha sei su, ora lo tocchi e puoi fare le cose, hai capito? Cosa faccio? Prima cosa ti che devi mettere a mail. Dai, metti che a mail, su. Beppe, non riesco a capire dov'è che la devo mettere questa mail. Questa meia, ti hai capito? Dove la infilo? Immagino, il tuo indirizzo di posta elettronica. Senza quello non si può andare avanti, sì. No, per carità di Dio, me ne arrivano già tante di quelle bollette per la via normale. Mi ci mancano ancora quelle elettroniche. No, io non ne voglio. Non ne voglio. Ma qui la vedo lunga, un accidente. Sale lunga, vabbè, mia. Questo chi? Ti vedi? Questo è cos'è che è? Bellino! Ma com'è grande il tuo smartphone! Come si vede grande! Fai le cose grosse tu! Guarda un po' che differenza! Ma non è smartphone! Volevo meno il tablet! Ti hai visto? Oh! Che bello il tablet! Che bello! Come si vede grande! Sì. Ma dimmi un po', ma cosa cambia adesso? Niente, non è come un smartphone! Ma più grande, ti capisci? Mia. Quando sei dentro? Sì, ma ci entro io lì dentro con la mela! Vabbè, lo so, ho capito. Basta sciacquare lì. Vai, mandali, non tu cacca, ti mi fai andare tutto. Ecco, ti mi incasino tutto, ti vedi qualche volta te lo devo dire che ti è sempre lì qua, non ti devi. Chi c'è? Cosa ti è successo? C'è qualcuno? Oh Beppe, sono io, la tua assistente virtuale. Assistente virtuale? Sì, puoi dirmi cosa ti piace o cosa vuoi sapere? Così posso darti dei suggerimenti. Beppe, e tu che mi avevi detto che lì dentro c'erano 4 professori maschi, invece sono 4 professori donne, bagaggio, Ma tanti sì, tu bevi non, che bagaggio a me, bacio. Non trovo corrispondenze te, Bell and One, puoi ripetere? Scusi, sa signorina, cosa vuole? Lui è fatto così, non ha mica colpa, cosa vuole? Ma in fondo non morde, Mi scusi, ma piuttosto, ehi, sta bene, ha bisogno mica di qualche cosa? Io sto bene, vuoi sapere le ultime notizie? Le vogliamo sapere? Ci dica pure, signorina? Finanza, crolla ancora la borsa di Milano. Meteo è di nuovo allerta in Liguria. L'avevo detto. Calcio, Genoa e Sampdoria giocano domani alle 15:45. Sampdoria! Si intende anche del calcio, da capito? Cronaca, aumentano le vittime del killer di Becchietti. Ancora a piede libero. Scienza,
Va bene così, signorina, grazie, eh. Grazie, basta così, grazie. Come posso esserti utile? Beppe, il mio compare qui vuole darmi l'indirizzo mai, no? Ecco, ma io non voglio, non voglio. Ecco, glielo dica anche lei, che mi sembra così, così buona, Ma poveretto, è intelligente. Ma poveretto bagascio che non teatro, sta nei possetto. Sto elaborando. Nuovo indirizzo mail creato. Il tuo nuovo indirizzo email è ginobruttobagasciutaxi1@gmail.com. Visto? Devo anche le mail. Ti ho detto che ti devi sapere un mio indirizzo mail, no, perché altrimenti non ti me puoi scrivere. Oh, allora, ti hai capito? Sì, sì, te devo dire avete roba che sei malumbra, te dico di sì. Ti è pronto? Sì, sono pronto. Allora, aspetta, Beppe, mica la 10 mica mi da quelli friggetti, sai che ha ancora la striscia di cola in cima. E proprio i post-it. Mamma mia, non so sulle post-it, Quale colpo lo posso? Che lo porto sempre a prima. Post-it? Post-it. È quello che vorrei. Così almeno mi ci metto tutto, mi ci prendo. Dai, circa, sono pronto, detta. Allora, Beppe Briscola. Beppe Briscola. Chiocciola. Cosa che è? Niente, allora. Allora. Beppe Briscola. Beppe Briscola. Chiocciola. Ma allora, cosa che è? Ma sei tu che stai dicendo che ci sono le cicole, le rimasse che c'è pieno, io non ma chiocciolo lei in simbolo, o è questo chi ti serve per inviare mail? Non credo, dicevo bene che siamo un po' fuori stagione. Massa qui no, adesso non ce ne sono perché altrimenti. Ma non sarei di certo qui. Che è proprio aperto quello. Ce l'hai un altro di quelli postiti. Cosa ti devi scrivere? Perché c'ho da mettere 2 o 3 numeri di telefono che così me li registro nell'agenda, me li metto qui. Grazie. Bravo, basta che ti temesci perché ci metto qui nell'agenda tutti i numeri. Dai un po' il numero di tua cugina, la che non me lo ricordo più, che di mia cugina. Sì, quello che comincia 348. Gli ultimi 2 che non me li ricordo. Allora, 3 4 8 7 3 5 2 5, ecco, grazie, prego.